Allora, salve a tutti e benvenuti. Leggero Foria del 12 ottobre 2012. Sono in una situazione un po' precaria perché io sono appena tornata da Milano, dove abbiamo avuto l'incontro. Vi faccio vedere la cartolina, spero che si veda. Abbiamo avuto l'incontro a Milano, se legalizzando io potessi. Siamo stati all'Università Bocconi e il titolo appunto di questo dibattito al quale ho partecipato oggi era Se legalizzando io potessi, con questi sottotitoli, combattere la criminalità organizzata, arginare la tossicodipendenza, aumentare il gettito fiscale. E quindi si discuteva più che altro, diciamo, dell'aspetto economico di un'eventuale legalizzazione, però anche un po' più in generale, un po' della legalizzazione in generale delle sostanze stupefacenti. Devo dire che veramente il focus poi era sulla marijuana più che in generale sulle sostanze stupefacenti, però comunque abbiamo discusso un po' di questi argomenti. C'era la professoressa Carla Rossi dell'Università di Tor Vergata, che noi radicali, diciamo, conosciamo bene perché abbiamo visto diverse volte alle nostre occasioni. Poi c'era il dottor Stefano Guicciullo, economista. Chiara Cremonesi, consigliera regionale della Lombardia, che era stata tra l'altro recentemente autrice di una proposta per la legalizzazione, e coordinava poi Laura Cesaris, o Cesaris, non ricordo, docente di procedura penale, Università Bocconi. Poi abbiamo avuto l'introduzione dei ragazzi della Anime Salve, che era l'associazione studentesca che organizzava l'incontro. È stato un incontro bello, interessante, come sono sempre questi incontri con i ragazzi, con gli studenti, sia che si vada nei licei, sia che si vada nelle università, e ci si rende conto veramente di quanto questo argomento poi suscita interesse, quante domande vengono fatte, quante curiosità ci sono, purtroppo anche quanta ignoranza a volte c'è, perché naturalmente sono argomenti che non vengono trattati se non, diciamo, dal versante istituzionale, che in Italia è particolarmente opprimente, perché si tratta di sentire solamente quello che dice l'attuale direttore del Dipartimento Politiche Antidroghe, il famosissimo famigerato dottor Serpelloni, e poi non c'è grossa possibilità di ascoltare altro, anche se in Italia ultimamente, quest'estate, ma anche precedentemente, ogni tanto qualche voce anche autorevole di personaggi pubblici di una certa importanza, di un certo rilievo, si levano, diciamo, a contrastare questa visione univoca della strategia assolutamente, diciamo, obsoleta che viene portata avanti in Italia e che si continua a portare avanti. Abbiamo parlato un po' di tanti argomenti. Naturalmente c'è stato anche il focus sul fatto che in Italia, in teoria, la legge attuale sulle droghe nominalmente è una cosa, ma nei fatti poi è un'altra, perché da un punto di vista formale è una delle leggi migliori, molto probabilmente, grazie ai radicali che con il referendum hanno fatto sì che fosse abrogata la possibilità di punire il consumo. Noi abbiamo una legge che in teoria non punisce assolutamente i consumatori. Poi purtroppo noi sappiamo benissimo come questa legge venga applicata in maniera completamente diversa poi quando si arriva a metterla in atto, e quante persone, non soltanto ragazzi, ma quante persone in generale siano poi dentro in carcere, anche se erano soltanto semplici consumatori, e sono stati presi magari con una quantità superiore semplicemente perché l'avevano comprata per un periodo più lungo o perché l'avevano acquistata insieme con altri 3 o 4 amici. Insomma, sono tutti casi in cui poi il consumatore in realtà finisce in carcere. Io poi avevo preparato, tornando a casa di corsa da Milano, una serie di notizie, me l'ho aperta qui su internet, però poi è andata via dalla corrente, dal computer, perché mi ero dimenticata di rimettergli il cavo che volevate prima di andare via. E quindi non mi si sta riaprendo niente. Insomma, c'è una serie di inconvenienti che speriamo di ovviare e di andare avanti con la diretta e di riuscire a portare avanti la mezz'ora senza essere troppo noiosi, dicendo magari qualcosa di interessante. È carina anche la foto, la figura, il disegno che c'è su questo cartoncino che serve da reclame per l'incontro, perché ci sono. Dice, è il tempo di mettere fine alla guerra alle droghe, e ci sono tre signori che rispondono no, e sono naturalmente i cartelli della droga, che chiaramente dicono no perché hanno in mano i dollari del profitto. Poi ci sono le banche che dicono no perché hanno in mano i guadagni derivanti dal riciclaggio dei narcodollari, che abbiamo visto poi anche durante le settimane quanti scandali sono venuti fuori rispetto al fatto che poi questi soldi vengono riciclati dove? Attraverso le banche dei paesi occidentali.
sono stati diversi scandali sulle banche inglesi, in particolare qualche mese fa, ora su quelle americane, una notizia abbastanza recente. E chiaramente queste quantità di denaro poi per essere riciclate e ripulite passano dalle banche, dagli istituti finanziari. Poi c'è un terzo no che viene dal poliziotto che ha in mano il sacchetto degli investimenti per la guerra alla droga, che naturalmente diciamo, non tutti certi poliziotti, però una parte sicuramente gestisce diciamo, con una certa superficialità e ne trae anche magari dei guadagni. E quindi è bellino come immagine, come figura, perché si vede veramente quale sia la faccia in realtà del proibizionismo dietro l'apparenza di tutela teorica della salute dei ragazzi. Poi in realtà la tutela della salute dei ragazzi si avrebbe molto più con l'informazione che non attraverso le strategie che attualmente sono in atto. Carla Rossi ha presentato anche dei risultati di una sua inchiesta, di un suo studio. C'è questo libro, gli faccio volentieri la reclama, è bello, è interessante e si chiama, ora si vede e non si vede, per cui bisogna che ve lo leggo, Il mercato delle droghe, dimensione, protagonisti, politiche, a cura di Guido Mario Rei, Carla Rossi e Alberto Zuliani. E vi leggo anche la contocopertina qui, così per avere un'idea di che cosa si occupa lei, è una statistica naturalmente, si stima che 3 milioni di italiani consumino sostanze stupefacenti in modo non occasionale. I consumatori abituali problematici sono 500.000. Il fenomeno è molto diffuso tra i giovani, il 14% degli studenti ha provato almeno una sostanza nei 30 giorni precedenti la rilevazione effettuata presso le scuole secondarie e superiori. Nuove indagini, dei cui risultati si racconta per la prima volta in modo integrato, consentono di capire meglio le dimensioni e i protagonisti del mercato della droga e di dare risposte a molte domande. A quale età c'è il primo contatto con le sostanze? Quali sono le motivazioni? Quanto è ampio il mercato? Quale giro di affari produce? Quale incidenza ha sull'economia legale? E tutte queste domande trovano alcune risposte, naturalmente non tutte, edito da Marsilio, Consiglio Italiano per Scienze Sociali, in questo libro che Carla Rossi ci ha presentato e che ha dato anche alcune, naturalmente, approfondite diapositive, ci ha dato un po' di informazioni su questi ultimi studi che ha portato avanti. E magari poi me li leggo con comodo meglio e ve ne relaziono meglio un'altra volta, perché adesso sinceramente non li ho ancora letti del tutto e quindi non sono prontissima a darvene conto. Per quello che riguarda le attualità, io molto molto in fretta ho cercato qualche notizia ultima proprio perché oggi naturalmente non ci sono stata e qualche notizia ultima per darvi qualche attore di aggiornamento. Uno direi principale, quello che sta girando un po' da 4 giorni diciamo sugli alert che si ricevono quando uno appunto cerca narcotraffico, droga, cosa succede nel mondo, è un'altra non cattura questa volta ma uccisione di un altro super capo, cioè era già stato catturato il capo di tutti i cartelli, già stato catturato il numero uno, cioè della Z, cioè, sono state catturate diverse persone che ogni volta sono state date come il capo maggiore del narcotraffico del Latin America e adesso ne hanno ammazzato un altro. Ucciso un capo dei Narcos, addirittura si dice svolta nella drug war, perché il suo nome dunque era Heriberto Lascano, meglio conosciuto come Lasca, l'esecutore, ed era fondatore e capo di una delle bande più potenti e violente degli ultimi anni in Messico, i Los Zetas. Lascano è stato ucciso 3 giorni fa, poco distante dal confine con il Texas, durante un conflitto a fuoco con i Marines dello Stato messicano. Questa uccisione ha avuto anche questa, come tante volte succede in questo tipo di operazioni, degli aspetti che sono rimasti abbastanza poco chiariti. Fra l'altro, il corpo di questo Lasco è stato rubato dall'obitorio e poi è stato ritrovato. Non si sa esattamente con quali modalità, non si è capito bene. Comunque c'è stata una grande confusione intorno a questa uccisione. Comunque, secondo la ricostruzione dei fatti, ci dice l'agenzia. Alcuni cittadini avrebbero avvertito le forze militari messicane della presenza di El Lasca, immediato l'intervento dei Marines che hanno intercettato il convoglio dei Narcos. Ne è scaturito un violento conflitto a fuoco fra granate e raffiche di Kalashnikov, che ha causato la morte del boss della banda messicana. Qualche ora dopo, il resto del gruppo ha fatto irruzione nell'obitorio, dove era stata posta la salma del loro capo per recuperarla e portarla via. Ci dice questa agenzia in particolare anche un'altra cosa interessante, cioè che Lascano in passato, qual è il suo passato? Veniva forse dalla malavita e nel passato faceva parte di un corpo speciale delle forze armate del Messico, cioè
faceva parte proprio dell'esercito regolare del Messico, creato negli anni 90 apposta per contrastare i narcotrafficanti. Decise di disertare insieme ad altri 10 colleghi qualche tempo dopo e passare dalla parte del nemico. Iniziò come mercenario difendendo il capo del cartello del Golfo, che allora era José Cárdenas Guillén, e quando quest'ultimo fu arrestato e portato negli Stati Uniti, dove attualmente è detenuto, Lascano decise di mettersi in proprio e fondare un suo gruppo, un suo cartello di narcos, appunto i Los Zetas. Grazie alle loro conoscenze nel mondo del narcotraffico, sull'uso delle armi e sui movimenti dei loro ex colleghi, presto divenne una delle bande più potenti e violente in Messico. E qui vediamo come sia un po' uno spaccato di come si interscambi in qualche modo il mondo della narco-war e il mondo del lavoro on drugs, che è un discorso che stiamo portando avanti ormai da tempo insieme. Come vediamo queste persone che passano da una parte all'altra, come diciamo gli appartenenti alle forze dell'ordine possono facilmente, specialmente in regioni del mondo dove c'è molta miseria, gli stipendi sono bassi e dove invece il narcotraffico garantisce guadagni molto molto più alti, si possa facilmente poi essere corrotti e passare dall'altra parte e quindi diventare, da che era uno dell'esercito regolare, diventare un capo di Las Zetas. E questa era una delle notizie, diciamo, anzi, quasi la principale, almeno sul narcotraffico, è la principale che esce, ma ormai sono 4-5 giorni che si sente che la vedo scorrere, e rubato il corpo del capo del narcotraffico. Questa è veramente una cosa strana che è successa in questa occasione, perché appunto le agenzie tutte insieme, tutte quante, si concentrano sul fatto che è stato ucciso, ma anche sul fatto che comunque il corpo di quest'uomo è stato rubato dall'obitorio. Io avevo letto in un'altra agenzia che era già stato riportato, però qua invece, in queste agenzie che sto leggendo stasera, vedo che hanno trafugato il corpo di Riberto Lascano, ma per adesso, qui siamo al 9 ottobre, beh, questo era 2 giorni fa, io credo che adesso il corpo l'abbiano riportato. Comunque vediamo un po' come veramente sia una cosa di un trucido e di una violenza. Anche questo capo, naturalmente, come quello precedente di cui si parlava l'altra volta, il Taliban, era conosciuto per la sua efferatezza dei suoi delitti, per la violenza dei suoi comportamenti e per tutto questo, diciamo, eccesso di violenza che gira intorno al mondo del narcotraffico, intorno al commercio legale, che naturalmente ha bisogno di prevaricazione e di omicidi per riuscire ad andare avanti, perché la concorrenza non è leale sul prodotto migliore, ma è una concorrenza su chi vince con la forza, diciamo, un cartello su un altro, una banda armata su un'altra. Vediamo un po' che altre notizie che ho trovato da darvi, così un po' in furia, devo dire, le ho cercate, perché qui si passa proprio da un argomento all'altro, però se volete farmi qualche domanda nel frattempo, questa volta la chat riesco a leggerla e quindi vi rispondo volentieri. Allora, questa proprio la leggo insieme a voi perché me l'ho aperta prima, avendola trovata negli alert. Commissione antimafia, in Umbria, infiltrazioni certe in riciclaggio, subappalti e narcotraffico. Fenomeno sottovalutato da istituzioni e operatori del settore. Unanime, sì, unanime del Consiglio la relazione del Presidente Paolo Brutti. Voto unanime del Consiglio regionale Umbro sulla relazione dei 2 anni di attività della Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologia di controllo e lotta alla criminalità organizzata, illustrata in Consiglio regionale dal Presidente Paolo Brutti. Dalla relazione emerge un sostanziale allarme per la sottovalutazione delle infiltrazioni mafiose, particolarmente attive nel riciclaggio, negli appalti e nel narcotraffico. E qui vediamo come la realtà poi della Latino America, per quanto qui sia più sfumata e meno violenta, come comunque ci riguardi da vicino, perché poi alla fine si parla un po' delle stesse cose. E la commissione che intende continuare la propria attività ha avanzato 5 proposte operative per fronteggiare il fenomeno, coinvolgendo istituzioni e operatori nei settori a maggior rischio. Io qui sarei veramente curiosa di vedere quali sono queste 5 azioni, vediamo un po' se poi se qui fra le soluzioni indicate da Brutti, che ha lamentato la marginalità del dibattito pubblico su questi temi, e questa la lamentiamo veramente anche noi, perché il dibattito pubblico su questi temi praticamente quasi non esiste, sicuramente non esiste in forma di dibattito, esiste in forma di appunto i nostri soliti noti, che io dico sempre giornali serpelloni, ma sono i più noti e anche i più presenti, che vanno a dare la loro versione, e poi noi antiproibizionisti che con i nostri poveri mezzi, alcune radio private, radio radicale naturalmente, ma anche alcune radio private e le web TV, insomma, attraverso questi mezzi, diciamo, un pochino più
sottotono rispetto a questi giovanardi, cerchiamo di dare invece la nostra versione, però non è un dibattito in realtà, è un dibattito a distanza. E fra le soluzioni indicate da Brutti figurano la piena attuazione del decreto che obbliga la segnalazione delle transazioni finanziarie sospette, e certo, detta così, non possiamo fare altro che essere d'accordo. In Umbria, ha ricordato, negli anni 2010-2011 sono pervenute 126 segnalazioni, ma nessuna di esse ha prodotto effetti. E la proposta all'autorità giudiziaria è di adottare per le organizzazioni legate allo spaccio con modalità di stampo mafioso le stesse misure previste dall'articolo 416 bis. Beh, qui si va abbastanza nel tecnico, io sinceramente non me la sento di interpretare queste parole perché non voglio sbagliare e dire proprio delle scemenze giganti, visto anche che sono un po' stanca, però diciamo che in generale sicuramente la segnalazione delle attività sospette e finanziarie è certo che andrebbe segnalata, ci mancherebbe. Il problema è che spesso poi ci sono anche qui e anche in Italia ci sono degli aspetti di corruzione per cui dove girano molti soldi è sempre possibile che giri anche della corruzione e che questi soldi girino senza essere segnalati. Subito dopo la relazione ha preso la parola il consigliere. Ok, quindi quelle proposte qui non mi sembra che non ne racconti altre se non questa. 5. Le questioni o nodi problematici oggetto dell'indagine della Commissione. La diversificazione fra criminalità diffusa e organizzata di stampo mafioso, nella prima agiscono soggetti stranieri attivi nella distribuzione di droghe e in rapine, la seconda di tipo mafioso. Beh, io questa distinzione così netta, sinceramente, sembra perché, voglio dire, anche i soggetti stranieri attivi nella distribuzione delle droghe e se non passano da quello che è la distribuzione del territorio organizzata in Italia sarà difficile che riescano a lavorare molto a lungo, insomma. Riciclaggio di investimento in una zona grigia, e naturalmente una zona grigia, questo l'abbiamo visto anche rispetto alle banche americane, una zona grigia frutto di connivenze per la mafia con reati difficili da dimostrare. Naturalmente, perché è più facile coinvolgere aziende in difficoltà allettate da offerte di denaro e che spesso si lega all'usura come all'attività dei compraori dei locali notturni. E quindi poi altri aspetti che sottolineano, la tratta degli esseri umani, il trattamento dei rifiuti, sì, naturalmente queste sono tutte le attività tradizionali, diciamo, della criminalità organizzata e la droga e il narcotraffico, con l'andrangheta come principale operatore criminale del settore. E questo, se loro dicono che sono sul territorio, sicuramente avranno ragione a dirlo, che il principale operatore in Umbria è la 'ndrangheta. Io la prendo come notizia e ve la leggo, però sinceramente non potrei certo confermarvela oppure non confermarvela. Un'altra cosa interessante che ho letto e che vi volevo raccontare, e così poi alle 45 in punto cedo il microfono, diciamo, la web a Giovanna Degeteg, che poi vi parla molto probabilmente, vi parlerà anche della fondazione dell'associazione antispecista, anche io sono curiosa di sentire un po' cosa ha da raccontarci. Però mentre viaggiavo in treno, avevo con me dei libri, naturalmente trattavano tutti i droghi, i libri che avevo ovviamente, ed uno è questo Piccola storia delle droghe dall'antichità ai giorni nostri, che è molto interessante, Escotado è l'autore, ed è un insegnante, un docente di diritto, filosofia e sociologia presso l'Università di Madrid. Devo dire, è tradotto piuttosto malino, però è molto interessante perché fa un po' tutta la storia anche precedente alla War on Drugs, cioè la storia un po' anche delle guerre dell'oppio e del proibizionismo americano. E quello che ho trovato comunque, tra virgolette, divertente e che vi volevo raccontare è che già nel 1729 l'imperatore l'ultimo, il primo imperatore Manciù della Cina, si parla della Cina dove l'oppio comunque non era, sì, era coltivato anche localmente, però era un oppio a basso contenuto, l'oppio in Cina veniva portato dalla Spagna, dall'Asia Minore, dall'Europa e dall'Asia Minore veniva venduto in Cina e questo imperatore vedendo che la gente veramente comprava tantissimo questo oppio più forte, specialmente dai portoghesi. Dopo i B, come si pulivano allora le cose, cioè quali pene mise, lui propose, no, propose, impose di strangolare i contrabbandieri proprietari delle fumerie, proprio perché era preoccupato da questo commercio dell'oppio che aumentava con gli europei. E qui siamo all'inizio della guerra dell'oppio, ancora non erano nemmeno cominciate. A quel periodo l'importazione clandestina, specialmente da parte portoghese, era di 1,5 tonnellate di oppio. Nel 1793 fu proibita anche la coltivazione. Noi poi arriviamo al 1820, dove da 1,5 tonnellate con queste strategie proibizioniste si passa a
ha un commercio di 750 tonnellate. Dice, sarà aumentata anche la popolazione, perché si parla di 100 anni di differenza. Sì, ma da 1 tonnellata e mezzo a 750 tonnellate, capite che è un'escalation enorme che va ben al di là dell'aumento della popolazione. 1840, 2000 tonnellate, 1856, 5000 tonnellate vendute dagli europei in Cina di oppio. Per dire, gli effetti poi delle politiche erano evidenti fin da allora. Poi naturalmente il secondo dato che mi sono segnata, che è il solito che spessissimo si ripete, però proibizionismo in America, 1920, momento in cui fu emanato l'atto che proibiva la produzione e la vendita di alcol, esistevano 15.000 bar legali a New York, entro la fine dell'anno c'erano 32.000, quindi già più del doppio in pochi mesi, di speakeasy, che erano questi locali illegali, clandestini, nei quali si entrava soltanto su parola d'ordine e dove si poteva bere e consumare alcol in barba alle leggi. Al Capone, che era diciamo, uno dei principali fautori e fondatori di del guadagno derivante dal proibizionismo, a un certo punto, prima che venisse levata questa legge, nel 1933 il proibizionismo, era arrivato ad avere 1.000 uomini armati ed aveva in lista paga. Nella sua lista paga il sindaco, il capo della polizia di New York, cioè ormai aveva preso attraverso proprio questo tipo di legge, era riuscita la malavita organizzata a prendere potere e possesso di un'intera città, per cui era chiaro fin da allora, come era chiaro fin dal 1700, nei tempi dell'imperatore Manciù, che abbiamo visto, come è stato dimostrato ancora di nuovo col proibizionismo sull'alcol, era ovvio che, a parte tutti i danni poi conseguenti, in ogni caso, quello che era che non riusciva assolutamente da questo tipo di leggi a arginare il consumo, anzi, aumentava il consumo in maniera inverosimile, perché la cosa diventando proibita diventava più ambita, e questo è un meccanismo talmente semplice che non c'è bisogno, spero, di spiegarlo tutte le volte. E quindi era evidente che quando poi furono intraprese le crociate contro la marijuana, contro l'eroina, contro le droghe. E che poi quelle che poi hanno dato luogo nel 61 alle convenzioni ONU, era già evidente che non sarebbero servite a niente, anzi avrebbero prodotto una serie di danni, più che altro un aumento del consumo e un rialzo dei prezzi, e quindi tutto a vantaggio di chi poi, come Al Capone e come le persone come lui, fra l'altro Al Capone poi furono talmente potente e bravo nel suo mestiere, diciamo, che furono costretti a prenderlo, a catturarlo per l'evasione delle tasse, e non riuscivano mai a dimostrare in effetti che ci fosse qualcos'altro da non riuscivano mai a dimostrare le sue attività criminali di narcotraffico e quello che si aveva messo in piedi, come aveva fatto a mettere in piedi. Fu incriminato e imprigionato unicamente a causa del fatto che aveva evaso le tasse. Io sono arrivata alle 21:45, sono felice di aver tenuto compagnia a questo poco stasera, quindi a questo punto passo la parola a Devetag, e tanti saluti a tutti, alla prossima venerdì che cercherò di fare molto meglio. Ciao!